Ciao a tutti i lettori di MetalItalia.com e benvenuti ad un nuovo episodio della nostra rubrica Metalitalia Unboxing. Questa volta vi parliamo di una band assolutamente speciale, i tedeschi Falkenbach, una delle realtà più stimate, diciamo, dell'intero panorama pagan Viking folk black metal mondiale. Abbiamo il piacere di parlarvi di questo gruppo perché l'etichetta tedesca Prophecy Productions ha da poco pubblicato un bellissimo cofanetto antologico intitolato The Nine Worlds of Falkenbach, con la ristampa di tutti gli album in studio e di tre delle precedenti demo. Il cofanetto è disponibile in tre differenti versioni, due limitate in vinile, una con vinile color nero e l'altra con vinile color oro, e una terza invece, quella qui presente, con ben 9 CD in Digipak. Dal momento che vi parleremo di un cofanetto che copre la carriera di un gruppo, è necessario partire con un po' di storia. Innanzitutto va precisato che i Falkenbach non sono una vera e propria band, ma sono un progetto personale di Markus Kummers, in arte Bratias Vakias, il quale è il compositore di tutte le musiche, nonché polistrumentista e cantante che viene affiancato solo in fase di registrazione da un batterista e da pochi altri musicisti turnisti. I Falkenbach nascono nel lontano 1989, anno in cui viene realizzata Havamal, la primissima di una serie di 6 demo, che porta nel 1995 al tentativo di registrazione del primissimo album, ossia quel Fireblade, le cui registrazioni però si interrompono a causa di problemi tecnici, e parte di quei brani verrà ripresa solo ben 10 anni dopo, con il quarto album che si intitola Herald in the Fireblade. Esce invece nel 1996, quindi l'anno successivo, il primo vero e proprio album in studio, dal titolo Entheir med Rikifara. Album dalle influenze ancora marcatamente black metal, che viene da subito accolto in maniera piuttosto entusiastica dai fan e inizia a circolare abbastanza pesantemente nell'underground della scena. Da lì in poi la carriera di Falkenbach sarà tutto un susseguirsi di ottimi album, ed un'evoluzione che col tempo porterà Bratias Vakias a distanziarsi sempre di più dall'influenza black metal primordiale e ad abbracciare invece sonorità sempre più folk, più evocative e caratterizzate da un crescente uso di parti acustiche e strumenti tradizionali. Anche i suoni si fanno parallelamente sempre più uniti e curati. E questo è uno degli elementi che, diciamo, differenzia i Falkenbach dal resto della scena black Viking metal, e in particolare dal capostipite di questo genere, ossia il grandissimo Quorthon e i suoi immortali Bathory, che spesso vengono indicati come i padri ispiratori dei Falkenbach, anche se le differenze in realtà sono parecchie. A livello di testi, la musica dei Falkenbach tratta tematiche mitologiche antiche, con riferimenti al paganesimo. Ma più che altro ritroviamo un legame particolarmente profondo, direi quasi come lo stesso Bratias Vakias ha ammesso in più di una intervista, direi religioso, con la natura. Alcuni testi, e questa è un'altra particolarità del gruppo, sono in norreno, altri sono in tedesco antico, altri ancora sono in olandese antico, troviamo anche testi in latino e alcuni dei testi e dei titoli sono addirittura tratti dall'Edda poetica. Dicevamo che l'evoluzione col tempo ha portato Bratias Vakias alla pubblicazione di autentici capolavori, come ad esempio Okkinetna Tisvarti, album del 2003, oppure l'ultimo disco Asa del 2013, che a parere mio è l'album migliore mai pubblicato dai Falkenbach, in quanto presenta un ottimo bilanciamento, direi bilanciamento ottimale, tra la vena estrema e più rivolta al black metal della band, e quell'altra invece più evocativa e più legata a brani, diciamo, di tipo atmosferico ed acustico. Ma passiamo ora ad analizzare nel dettaglio questo stupendo cofanetto. Bene, iniziamo quindi a vedere il contenuto del cofanetto partendo proprio dal primo doppio digipak, ossia quello contenente le 3 demo più recenti delle 6 che precedettero la pubblicazione del primo album. Le demo per l'occasione sono state restaurate e rimasterizzate nel 2020 da Patrick Angel, partendo dalle cassette originali, che, come riportato anche all'interno del libretto, versavano in uno stato di conservazione piuttosto precario, quindi diciamo il lavoro di restauro è stato piuttosto consistente.
Il risultato è ad ogni modo assolutamente buono e consente di apprezzare questi primissimi pezzi e prepararci all'ascolto dei primi veri lavori in studio. Come vedete, il libretto è piuttosto minimale ed è privo di testi, ma apprezziamo particolarmente la copertina marrone scuro con l'elegante logo dorato in rilievo sopra l'artwork nel riquadro centrale, caratteristica questa comune a tutti i Digipak contenuti nel box. Proseguendo nell'unboxing, troviamo il primo album in studio e nel libretto questa volta compaiono anche i testi. Il resto del Digipak è sempre molto minimale e privo di illustrazioni. A livello di audio non sono state apportate modifiche e lo stesso si può dire per tutti gli altri album. Cambia solo qualche piccolo dettaglio a livello dei libretti, come nel caso, come vedremo, di Tiurida, che nell'ultima pagina del libretto riporta l'artwork in colore oro della copertina originariamente presente sull'edizione Digipak dell'album, uscita nel 2011 per Napalm Records. Menzione a parte merita invece Asa, che ricordiamo è l'ultimo album pubblicato dalla band, che si presenta qui in un'edizione in doppio Digipak. Ed è infatti accompagnato da un CD aggiuntivo che contiene tutte le bonus track originariamente presenti sull'edizione speciale dell'album. Tracce queste che chi di voi le conosce saprà molto bene che sono degne di particolar nota in quanto assolutamente sullo stesso livello di quelle presenti nella tracklist originale dell'album. Ed ecco il cofanetto completo. Bene, che dire dunque? Una bellissima uscita che racchiude in un unico cofanetto tutto ciò che la mente di questo grande compositore è stata in grado di creare nei circa 30 anni di attività dei Falkenbach. Se siete dei collezionisti, immagino abbiate già fatto vostro questo prodotto, se non altro per la presenza del Digipak con le demo. Se invece siete dei normali fan e ancora vi manca qualcuno tra gli album pubblicati dai Falkenbach, questo è un ottimo modo per mettersi in pari. Se ancora non conoscete questa band, non possiamo far altro che consigliarvi di recuperare il prima possibile, perché vi state perdendo qualcosa di veramente eccezionale. Il link per l'acquisto è quello del sito ufficiale di Prophecy Production e lo trovate sotto al video. E anche per questa puntata è tutto, grazie mille e alla prossima.